introduciamo un po' la giornata di oggi, che come sapete viene chiamata Una casa per tutti, e quindi sono state fatte una serie di interventi. Sono state posizionate dei nidi artificiali di una tipologia particolare che può ospitare diverse specie, ma in questo caso, in questo contesto, sicuramente una delle specie più favorite potrebbe essere la cincia allegra, mentre per quello che riguarda le bat box, che sono anche queste delle strutture artificiali create per favorire la sosta di pipistrelli, che come giustamente detto sono dei mammiferi, sono gli unici mammiferi volanti, a differenza invece di tanti altri mammiferi più conosciuti, e sostanzialmente anche in questo caso, essendo in un contesto periurbano, le specie più favorite sono specie sostanzialmente legate più comuni, ecco, in queste tipologie di ambienti, che possono essere ad esempio il pipistrello albo limbato o il pipistrello nano. Sono stati poi posizionati dei ceppi impollinatori e quelle che vengono chiamate biotel per favorire una serie di insetti, in generale definiti bi, ma possiamo pensare sostanzialmente a quelli che vengono chiamati le api solitarie. Sono state fatte inoltre un'attività di semina di fiori, proprio perché a queste api solitarie, oltre a fornire una casa, si cerca anche di fornire l'alimento. Quindi sono state seminate essenze come la margherita, la malva, camomilla e tarassaco, proprio per favorire poi l'alimentazione di questi insetti. In questo progetto che Regione Lombardia finanzia, dedicato alla custodia del parco, il parco ha ritenuto di dedicare, in questo giorno che è anche la giornata mondiale delle api, una particolare attenzione a questo animale che nel contesto dell'ambiente svolge, seppur silenziosamente, un ruolo importante nel propagare, nel diffondere e soprattutto nel rendere i nostri luoghi ancora più belli rispetto a quello che già oggi sono. Siamo stati coinvolti dal Parco Mincio in questa iniziativa che hanno preso di collocare in questo ambiente qui dei biotel. Per noi è la continuazione di un discorso che era già cominciato con loro lo scorso anno, quando abbiamo installato il biotel grande che c'è in riva al lago, lì al Parco della Scienza. E in questa giornata invece gliene abbiamo consegnati una decina di più piccoli e alcuni ceppi impollinatori, che non sono altro che dei ceppi all'interno dei quali abbiamo messo delle cannettine di bambù. I biotel sono casette che loro abitano, alcune specie abitano volentieri, anche se sono strutture, diciamo, artificiali o artificiose, però ecco, è già un piccolo passo verso il tentativo di ricreare un ambiente che sia favorevole a questi insetti, sia con la loro presenza, sia come stiamo proponendo anche a tutti i comuni di Mantova, avere un occhio di riguardo quando si mettono rotonde, si fanno giardini, si fanno parchi, scegliere piante, arbusti che siano di nutrimento per tutti gli impollinatori. Ringrazio a nome dei ragazzi della quarta ambientale dell'ITED Mantegna e della scuola Mantegna, che collabora già da parecchi anni con il Parco del Mincio. Quindi grazie ancora per questo invito.